E bentornati a una nuova puntata di Crime and Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, i vostri soliti, Clara Campi e Marco Champier. Sì, che poi tutte le volte ci presentiamo, ma ormai penso che lo sappiano, lo facciamo per quelli nuovi. Ma no, cioè ogni puntata c'è qualcuno di nuovo, scusa, non è che puoi dare per scontato che tutti ti conoscano. Giusto, giusto. E oggi parliamo di una puntata, penso, la più pesante a livello emotivo che abbiamo fatto fino ad oggi, perché oggi parliamo di una madre terribile, ossia Mary Beth Tinning. Dimenticate tutte le madri terribili di cui abbiamo parlato, le varie Diane Downs, Didi Blanchard, che ha torturato Gypsy Rose, poi chi è che abbiamo fatto, che adesso c'è un voto di memoria. Beh, c'era Casey Anthony, esatto, che ha rischiato quasi di vincere il nostro concorso, il nostro contest sulle, esatto, stories di Instagram. Poi Rosemary West, che è... Anche lei è abbastanza terribile, perché Mary Beth Tinning le batte tutte su, da ogni angolo. Ma no, questione di opinioni, non lo so. Secondo me altre sono peggio, però ho delle motivazioni che magari diciamo dopo. Va bene. E cominciamo ovviamente ringraziando i nostri Patreon, gli ultimi che si sono iscritti, che sono Matt Local Police, che spero polizia locale, sei, esatto, che, casomai toglici le multe, Matt Local Police. Poi Maria Giulia Regolo e Mauro Cremonini della sua casa editrice Odoia di Bologna, perché l'altra volta ci eravamo dimenticati di segnarci il nome della casa editrice e quindi non l'abbiamo citata. Allora, la puntata di oggi l'avevamo già citata, la protagonista di oggi, nella puntata appunto su Gypsy Rose. E abbiamo avuto delle richieste su questa puntata, quindi l'abbiamo messa in elenco, però la nostra Mitch Arci, una Patreon, ce l'ha chiesta espressamente, quindi il primo buco che abbiamo trovato, che ovviamente è oggi, l'abbiamo inserita. Yes. Ma cominciamo dall'inizio. Ok. Sì. Allora, Mary Beth Roe nasce l'11 settembre del 1942 a Duanesburg, nello stato di New York. Sì, che tra l'altro la rende coetanea di Biden. La rende coetanea? Niente, volevo farvelo sapere. In quell'anno lì sono nati anche John Wayne Gacy e Ted Kaczynski e altri di cui non mi ricordo, però... Perfetto, è in ottima compagnia, direi. È in ottima compagnia. Ma niente, volevo così sapete l'età, cioè sapete che quelli sono tutti coetanei, tutti coscritti. Sì, quelli sopravvissuti, perché sì. John Wayne, ok. E okay. Allora, sull'infanzia di Mary Beth Roe si trova un po' poco, no? Si trovano delle informazioni abbastanza frammentate e non, coerenti tra di loro, però non approfondite. Quindi quello che abbiamo trovato noi è che sua madre si chiama Ruth e lavora tanto, e sì, il padre Alton Lewis Roe. E proprio a cavallo con la nascita di Mary Beth, il padre deve partire per la Seconda Guerra Mondiale. Sì. La madre lavora, appunto, come dicevo prima, tantissimo, non ho trovato dove... Però Mary Beth viene lasciata dai parenti mentre la madre è al lavoro, perché ovviamente il padre è assente. Sì, che era una cosa molto comune in quel periodo, perché appunto molti padri sono stati chiamati in guerra, e quindi è quel periodo lì negli Stati Uniti in cui le donne iniziano a lavorare. Perché poi, sì, dopo, quando i mariti tornano a casa, tante non è che mollano il lavoro, no, lasciamo tutto come prima. E quindi è qui che è nata quella cosa. Quindi è molto comune per i bambini americani nati in quel periodo lì essere lasciati dai parenti. Sì, sì, poi penso che comunque la madre facesse anche i turni, perché se aveva bisogno di lasciarla dai parenti, penso che... Comunque lei cresce appunto così un po' a casa, un po' dai parenti, fino al ritorno del padre, che comincia a lavorare come operatore di stampa presso la General Electric. Allora, mentre lei sta crescendo, uno dei suoi parenti più anziani le dice una cosa
simpaticissima, le dice che lei era una bambina non voluta e non desiderata, nata per un errore. E questa cosa a lei rimane un po' dentro, perché poi lei avrà un fratello, di cui ad esempio non ho trovato il nome, mentre ho trovato il nome della cognata, e quando il fratello è tipo adolescente, lei gli dice: tu eri quello voluto, non io. E quindi questa cosa le rimane dentro. Poi lei dirà anche che il padre ha abusato di lei. Lei dirà anche che il padre la picchiava spesso e la chiudeva nell'armadio. Poi in realtà al processo rettificherà questa cosa dicendo che suo padre una volta sì l'ha picchiata con uno scacciamosche perché aveva problemi di artrite, quindi non poteva usare le mani, ovviamente per picchiarla, e se la chiusa in camera sua lui avrà avuto i suoi bei motivi. Certo. 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 Comunque questa sì. cosa che lei ci è rimasta così male dal sapere di essere un errore, in realtà credo che la maggior parte delle persone al mondo ci rimangerebbe. Non siano state programmate, no, tanti sì, però secondo me la maggior parte no. Soprattutto sì. poi in quel periodo. È vero che magari in quel periodo bisognava aspettare di sposarsi. Anche quello è vero. Probabilmente loro si sono sposati quando hanno visto che lei era incinta o qualcosa del genere, quindi in quel senso. Però se così fosse, lei sarebbe responsabile anche della nascita del fratello. Quindi che cosa sta lì a fregnare? Tu sei quello voluto. Avrebbe dovuto dire: tu esisti grazie a me che ho fatto mettere insieme i nostri genitori. Vabbè, ma non tutti sono così egocentrici da fare questo ragionamento. No, allora, probabilmente il fatto che le abbiano rinfacciato il fatto di essere un errore, questo l'ha messa su un piano, diciamo, inferiore agli altri, no, nella sua mentalità. Tra l'altro, altra cosa, lei non è che fosse una studentessa modello. Era lì una che galleggiava tra il basso e il medio. E questa cosa si ripercuote anche nella sua vita, perché comunque lei è alta 1,65 m, è bionda con gli occhi azzurri, ma pare che non fosse particolarmente bella. Non era una di quelle persone sexy o che comunque attiravano l'attenzione. Sì, ma era più una questione di atteggiamento che di estetica, perché ad esempio, se non sbaglio, tanti suoi amici dicono che lei non sembrava mai felice. Sì, lei era una di quelle persone, avete presente quelle persone che sono sempre tristi, quelle tipo Marco, no? Cioè, no, non è vero. Non mi conoscono nella vita normale. No, non è vero, Marco è un po' depresso, ma è simpatico, anch'io sono un po' depressa in realtà. Però sì. non è la questione di depressione, sapete quelle persone che sempre, hanno sempre il muso, sì, anche quando succede qualcosa di bello, non sono entusiaste, non sono mai entusiaste di niente, e quello fa sì anche che una persona risulti meno sexy, ad esempio. Sì, sì, sono quelle persone che sembrano sempre grigie, sì. diciamo così, e lei rientrava in questo ambito di persone. Tra l'altro, lei, a proposito del padre, in tribunale dice perché lui pensava che me lo meritassi quando dice che l'ha chiusa in camera o comunque nell'armadio. Quindi anche questa affermazione qua, lei si prende la colpa e dà ragione al padre per un qualcosa che ha fatto. No? Cioè, ora... Sì, però è anche la solita cosa dei figli che giustificano gli errori dei genitori. Cioè, basta pensare alla glorificazione della ciabatta che la mamma ti lanciava, no? Sì, io non la capirò mai quella cosa. Ci sono quelli che si vantano che i genitori li picchiavano, no? Esatto. Che non la capisco, però esistono, no? Quindi è un pochino un giustificare anche gli errori dei genitori, perché dici: l'ha fatto per educarmi, quindi l'ha fatto per il mio bene, non l'ha fatto per farmi male. Lei probabilmente cercava spesso di giustificare questo suo padre con cui ha questo rapporto un po' particolare. Sì, esatto, questo rapporto un po' particolare. E appunto, tra le varie informazioni frammentarie che ho trovato, pare che lei da piccola, da ragazza, da bambina, abbia provato due volte, almeno due volte, a suicidarsi. Però non ci sia riuscita. Altre informazioni su queste cose purtroppo non sono riuscito a trovarle, perché appunto della sua vita di quando era ragazza non si sa niente. Comunque lei si diploma nel 1961
alle superiori vorrebbe andare al college, ma non riesce ad andare al college. Un altro suo desiderio è quello di trovare un qualcuno che si prenda cura di lei e che le dia tanti figli. Mm-mm. Ok, quindi nella sua mente diciamo che si stava prefigurando la famiglia del Mulino Bianco. Lei aveva un po' questo desiderio. E sì, un po' più numerosa, quella della la famiglia del Mulino Bianco è la famiglia perfetta, ma non sono in tanti in realtà. No, invece esatto. Lei proprio aveva quell'idea anche molto americana, no? Sai, facciamo una squadra di football con i figli, quelle sì, cose lì. Esatto, esatto. E dopo il liceo, lei appunto dicevo vorrebbe andare al college, ma non riesce ad andare al college. E comincia, si diploma appunto nel 61 e comincia a fare lavoretti sottopagati, comunque non particolarmente alti come di status, finché, qua non ho trovato bene le date, però forse tra il 62 e il 63, riesce a entrare all'Ellis Hospital di Schenectady. Non me lo sono segnata, però è vicino ad Albany, no? Sì. A nord dello stato di New York. Sì, perché sì. Ellis, uno magari pensa a Ellis Island, sai dove arrivavano gli immigrati. Credo che il nome venga dallo stesso tizio. Okay. Però non è lì, è a nord, Albany, che è nord di New York. Sì, allora la difficoltà di pronunciare questa cittadina è Schenectady, una cosa del genere, che è appunto a 10 miglia da dove è nata. Quindi lei non è che si muove come tanti sono abituati magari gli americani a muoversi tra stato e stato. Lei rimane lì nello stato di New York. E nel 1963, dopo che appunto lei è diventata assistente infermiera per l'Ellis Hospital, conosce in un appuntamento al buio organizzato da degli amici Joseph Tinning. Sì. Pare si innamorino subito e si sposano nel 1965. Allora, questo qui adesso lo accenniamo, poi parliamo meglio di Joseph alla fine della storia, perché pare che Joseph sia una persona particolarmente moderata, pare che non si arrabbi mai e gli vada bene praticamente qualsiasi cosa succeda. Sì. Che poi tra l'altro, aspetta, questo incontro al buio, no? Questo appuntamento al buio organizzato, anch'io ho letto amici, non viene specificato chi, ma a me mi è venuto un dubbio che gliel'ha organizzato suo padre, perché Joe lavorava anche lui alla General Electric, ma proprio lavorava comunque in contatto in qualche modo con il padre di Mary Beth. Quindi mi è venuto sto dubbio. Ma era anche il dubbio che avevo io. Ah, ok. No, era il dubbio. Sì, secondo me comunque amici, appunto tra virgolette, perché se non è stato il padre magari ha magheggiato in qualche modo in modo che colleghi la conoscessero, una roba del genere, ok? E allora da come viene descritto questo Joe, io mi sono fatto l'idea che lui era tipo una pianta grassa, un ficus Benjamin che tu mettevi in un angolo e stava lì finché non gli rompevi i coglioni, poi una volta... Lo sapevo che l'avresti chiamato pianta grassa, lo sapevo. Vabbè, ma è l'unica definizione normale. Comunque, pare che questa unione vada bene perché a maggio del 1967 nasce la loro prima figlia, Barbara Ann Tinning, ovviamente. Sì, perché appunto lei si chiama Ro di nascita, ma sì, preso il cognome del marito. Tra l'altro Barbara nasce, giusto per dare un collocamento temporale, quando Mary Beth ha 25 anni. Sì, esatto, nasce quando lei ha 25 anni e quando tre anni dopo, a gennaio del 1970, nasce il loro secondo figlio, Joseph Junior. Certo. Sì, ok. ovvio che... No, perché... Detto Joey, però, come quello di Friends. Esatto, ma anche il padre lo chiamano Joey dappertutto. Mm-hmm. E nell'ottobre del 1971 succede una cosa. Il padre di Mary Ann, quindi Alton Lewis, muore di attacco... Di Mary Beth. Sì, di Mary Beth, scusate. Alton Lewis muore di attacco cardiaco. Mm-mm. Nel marzo del 1971 Mary Beth rimane incinta della terza figlia, del terzo figlio, che nascerà il 26 dicembre del 1971, sarà una femmina e la chiameranno Jennifer per il brevissimo periodo in cui sarà in vita, perché nasce
con una meningite emorragica e ascessi cerebrali multipli. Rimane in vita poco più di una settimana perché muore il 3 gennaio del 1972. La prima, sì, muore in ospedale, tra l'altro. Muore in ospedale, sì. Non è mai stata mandata a casa la bambina perché era grave sin dalla nascita. Sì. Sì, lei verrà ricoverata in ospedale, Mary Beth verrà ricoverata alla nascita della bambina, verrà ricoverata in ospedale, tra virgolette, d'urgenza. Ma certo, questo lo vediamo poi alla fine. Appunto, il 26 dicembre nasce Jennifer, che muore il 3 gennaio del 72. Così, giusto per ribadire. Sì, e quindi Mary Beth, che già era in lutto per il padre, perché appunto anche prima, in realtà non abbiamo parlato molto di questo rapporto perché, come hai detto, non si sa molto. Però lei rimane veramente tanto toccata dalla perdita di un padre. Va anche detto che credo che sia morto giovane comunque, perché lei non aveva neanche 30 anni quando lui è morto. Dipende da quando l'hanno fatta, perché io non ho trovato le date di nascita dei genitori e quindi... È tutto... No, neanch'io, però, cioè, a quei tempi lì non facevano i figli tardi, no? Se anche il padre aveva tipo 30 anni quando è nata lei, anche perché fai conto che non era uno di quei signori anziani che si è sposato la donna più giovane perché l'hanno chiamato in guerra. Esatto. Quindi non poteva avere più di 40 anni quando è nata lei, no? No, esatto. Quindi immagino che sia morto tipo a 60 anni, che comunque, cioè... Sai, quando ti muore un genitore che però ha più di 80 anni, secondo me fai pace con la cosa un po' prima, perché sì, per quanto hai il dolore, però il ciclo della vita, tutto il resto, quando invece muore, tra virgolette, ancora giovane, non te l'aspetti. No, infatti. E appunto, il 18 gennaio dello stesso anno, Mary Beth si presenta all'ospedale di Ellis, all'Ellis Hospital, dove appunto lavorava, con il suo secondo genito, Joseph Junior, sì, che sembra che non respiri, no? I medici fanno di tutto per rianimarlo e riescono ad animarlo. Lei dice che Joseph ha avuto un attacco epilettico, sì, e sembrava stesse soffocando nel vomito. Comunque, nel proprio vomito. Comunque, appunto, i medici riescono ad animarlo, sembra tutto a posto, e lo rimandano a casa. La notte torna Mary Beth con Joseph e Joseph è morto. Sì. Poi lei dirà, appunto, verrà interrogata comunque dalla polizia, perché comunque la morte di un bambino viene interrogata dalla polizia, e lei dice che stava facendo un pisolino, era quasi il suo compleanno, perché il bambino appunto doveva compiere ancora 2 anni, era quasi il suo compleanno e stava dormendo insolitamente a lungo. Sfortunatamente non sono andato a controllarlo e quando l'ho fatto sembrava avere problemi respiratori che non ho causato io. Ok. Che è un'affermazione un po' così, sì, perché particolare. Nessuno ti ha chiesto niente su sta cosa. Quindi... nessuno ti ha chiesto niente, esatto. E appunto Joseph Jr. muore il 20 gennaio del 1972. Mm-mm. Il 1 marzo del 1972... Mary Beth si reca all'ospedale, sempre all'Ellis Hospital, con la loro primogenita, Barbara Ann. Ha quasi 5 anni questa bambina e lei dice che aveva avuto le convulsioni e questa bambina è in coma nel momento in cui si presenta all'ospedale. I medici fanno di tutto per rianimarla, purtroppo non ce la fanno e la bambina muore. Sì. La bambina muore, non riescono a diagnosticare cosa è successo e pensano, visto che comunque aveva avuto le convulsioni, visto che comunque era arrivata in coma, pensano che sia dovuto alla sindrome di Reyes. La sindrome di Reyes, piccolo excursus, è stata scoperta nel 1963, quindi pochi anni prima, no, di questo avvenimento, dall'australiano Douglas Reyes. Non si sa perché la sindrome di Reyes colpisce le persone, però ha determinati sintomi che sono appunto le convulsioni, il vomito, poi c'è un cambio di personalità, una certa confusione, una perdita di coscienza. Ok. È una malattia in realtà degenerativa del cervello, ma è molto veloce, a volte attacca anche il fegato e tra l'altro hanno scoperto che tra il 20 e il 40% delle persone colpite da questa sindrome muoiono.
il 30% di quelli che sopravvivono hanno comunque riportano dei danni cerebrali. Uh-huh. E colpisce anche il fegato. Ok. Tra l'altro negli anni 80 hanno scoperto che l'assunzione di acido acetilsalicilico, quindi l'aspirina, nei bambini poteva causare la sindrome di Reyes, di Reye. Okay. E infatti negli Stati Uniti e in Inghilterra è stato vietato di dare l'aspirina ai bambini. Dopo questo, diciamo, dopo questa imposizione, le morti per sindrome di Reye nei bambini sono calate del 90%. Ah, caspita. Sì, infatti adesso fanno le aspirine per bambini, comunque sì. In generale tutti i farmaci hanno la versione per bambini. Sì, che mi sembra giusto. Sì. Vabbè, ma qua siamo negli anni 70, era tutto molto più selvaggio. Esatto. Sì, sì. E quindi la prima morte di Joseph, allora non vengono fatte le autopsie su nessuno dei due bambini. Joseph viene derubricata come morte per la morte bianca, il CDS, no? Sì, la morte in culla. La morte in culla, esatto. Sì, che appunto in inglese non si dice più morte in culla, si dice appunto SID, la sudden infant death, però sì. Non ho capito in italiano se è rimasta morte in culla o se abbiamo una sigla anche noi. E io l'ho sempre conosciuta come appunto morte dell'infanzia o morte bianca, no? Ok. Che questa morte consiste nel fatto che i bambini muoiano improvvisamente, senza alcun motivo, nella culla. Infatti uno dei metodi per curare, cioè per evitare che questi bambini muoiano di SIDS, è prenderli in braccio. Non esistono bambini morti di SIDS in braccio alle madri. Sì, perché succede sempre nella culla . E tra l'altro questo è anche uno dei motivi per cui i bambini vanno messi sulla schiena, cioè i neonati vanno messi sulla schiena, perché spesso questo tipo di morte avviene se invece stanno dormendo sulla pancia. Però sono quelle robe che la scienza ancora non è riuscita a spiegare veramente. Esatto. E mentre appunto Barbara viene, la morte viene attribuita appunto a questa sindrome di Reye. Sì, che comunque era compatibile anche con quello che aveva avuto Joy, cioè loro quando gli era arrivato Joy avevano dichiarato che era Sid, però cioè, alla luce di quello che è successo dopo a Barbara magari hanno qualche problema genetico per cui questi due bambini avevano questa sindrome, e forse anche la prima che era morta in ospedale di meningite, chi lo sa, magari sta sindrome crea problemi. Infatti perché appunto... vedono, no, i medici, cioè comunque la polizia, perché anche la polizia, cioè comunque muore un bambino, viene allertata dall'ospedale, ok? E appunto la Mary Beth Tinning dice alla polizia: avevo una figlia, mentre dormivo mi ha chiamato, io sono andata e aveva le convulsioni, non ricordo nemmeno se, penso se, forse siamo solo, non ricordo se l'abbiamo portata in ambulanza o l'abbiamo portata noi, ma comunque siamo arrivati in ospedale e loro hanno fatto il loro lavoro. Okay. Quindi lei discolpa anche l'operato dei medici. Fatto sta che nel giro di 90 giorni a questa donna gli sono morti 3 bambini. Sì. Ok. Perché magari sono sfuggite le date. I medici cominciano a pensare che ci sia una malattia genetica da parte di qualcuno dei due, che però non è stata ancora o scoperta o diagnosticata. Certo. Okay. Però il gennaio del 1973 Mary Beth rimane incinta ancora. E nel 24 novembre 1973 nasce Timothy, il giorno proprio del ringraziamento. Nasce Timothy. Timothy è un bambino particolarmente piccolo, perché alla nascita pesa 2 kg e 27 grammi, quindi molto piccolo. Il 10 dicembre arriva in ospedale Mary Beth con Timothy, e Timothy è morto. Le dice che l'ha trovato morto nella culla. Un'altra morte per SIDS. Sì, a distanza di 2-3 settimane. A distanza di 2-3 settimane dalla nascita, perché appunto è nato il 24 novembre, il 26 novembre, sempre del 73. Lei è tornata a casa col bambino il 10 dicembre, quindi 14 giorni dalla nascita. Andiamo avanti di un annetto,
perché nella prima metà del 1974 il buon Joe Tinning, il marito di Mary Beth, viene ricoverato, perché più di là che di qua, all'ospedale. Mm-hmm. Scoprono che ha avuto un avvelenamento da barbiturici. Sì. Mary Beth, in quel periodo, Mary Beth dice che sì, effettivamente il loro matrimonio, insomma, non andava tanto bene in quel periodo lì. Era un po' scricchiolante, litigavano un po' troppo. E allora, già che c'era, aveva preso delle pillole dalla figlia di una sua amica che era epilettica, la figlia era epilettica, mm-hmm. e gliele aveva disciolte nel succo d'uva a Joe. Certo, mi sembra giusto. No? Esatto, mi sembra giusto. Notare Joe... anche l'ossessione per epilessia e convulsioni che ha questa donna, perché sì. È proprio fissata. Sì, sì. E niente, Joe cosa fa? Ovviamente non la denuncia, perché lui da buon Ficus Benjamin umano non la denuncia. E pare che i due facciano pace. Perché sì, su... ma lui ha pensato se lei l'avrà fatto per un motivo. Esatto. Dice, l'avrà... Ok, ma almeno scopri qual è il motivo. Sì, però... sì, ma lui non interessa. Poi dirà anche altre cose poi più avanti. Sì. Comunque, loro fanno pace, perché nel luglio del 74 Mary Beth Tinning ha 31 anni ed è ancora incinta. Sì. E nel marzo del 1975, che è la domenica di Pasqua, nasce il suo quinto figlio, Nathan. Ok? Sì. Finora a lei sono morti 4 bambini. Sì. E lui nasce, appunto questo Nathan nasce il 30 marzo, il 2 settembre arriva in ospedale al St. Clair Hospital, non più all'Ellis Hospital, con Mary Beth arriva col bambino in braccio. Dice che stava guidando e a un certo punto Nathan ha smesso di respirare. L'ha portato in ospedale, per Nathan, che adesso ha 5 mesi, non c'è niente da fare. E ovviamente anche lui purtroppo è morto. Un'amica sì. di famiglia, una vicina di casa, dice: riesco ancora a vedere il suo viso adorabile. I suoi capelli erano così biondi e con quei grandi occhi azzurri, e il suo sorriso era l'esemplare più perfetto di un maschietto. Era semplicemente bellissimo. Nathan, che tra l'altro dicono che è morto di edema polmonare, lui, quindi un'altra cosa ancora diversa. Poi non lo so se questa Reye's syndrome può portare anche queste cose, in generale magari ha a che fare con disturbi respiratori, boh, non lo so. Comunque muore di questo, che tra l'altro, come dicevi tu, lei stava guidando, così fun fact, ce sì. l'aveva proprio appoggiato nel sedile del passeggero, ma perché era normale negli anni 70. Sì, sì, adesso, adesso i bambini sono blindati su qualsiasi cosa e negli anni 70 erano così appoggiati sul sedile. Li appoggiavano sì. così. Esatto, che... mi viene sempre in mente i Sims, però proprio, cioè i Sims, ma il 2 tipo, sì, le versioni sì. vecchie, che quando avevano i neonati gli dicevi metti giù il neonato, lo mettevano a terra, sì, cioè esatto. queste case con i neonati a terra, vabbè niente. Esatto, esatto, sì, che poi lo tieni sul sedile anteriore, ma anche fasciato così, perché comunque aveva 5 mesi, quindi non è che stesse proprio seduto, cioè la prima frenata, esatto, esatto. La prima esatto. frenata ti finisce sotto il cruscotto, se va bene, esatto. se va bene. Comunque, finora, appunto, lei ha perso 5 figli, di cui 4 non sono proprio... cioè, sì, hanno delle diagnosi, ma sono delle diagnosi approssimative, non verificate, perché comunque a nessuno viene fatto un'autopsia, a nessuno di questi bambini. Infatti, anche per Nathan, l'edema polmonare è una supposizione che fanno i medici da quello che ha raccontato Mary Beth. Ma sì, ma certo, anche perché i medici a questo punto sono un po' sospettosi, ovviamente, però dicono evidentemente sti due dovrebbero smetterla di fare figli, perché esatto. chiaramente passano dei geni che fanno in modo che questi bambini da piccoli abbiano problemi cardiorespiratori. Esatto, esatto, però purtroppo non c'è un patentino che ti autorizzi a fare o non fare i figli. Cioè, per andare a pesca devi prendere la licenza, per fare i figli può farli chiunque.
Guarda Marco, so che questa cosa tu dici non è giusto perché bisognerebbe accertarsi dell'idoneità, però poi diventerebbe leggermente un regime Lo so, lo spaventosissimo so. Ma quello. infatti la mia era una, diciamo, battuta, una provocazione. No, lo so, Ok. però vabbè, in questo caso in effetti se tu comunque ti sono morti 5 figli, anche tu non li vuoi più fare perché non può, hai il Esatto. terrore di rivivere di nuovo tutto questo dolore, Esatto. no? In teoria. In teoria, in pratica il peggio deve ancora venire, perché nel dicembre del 77 Mary Beth rimane di nuovo incinta. Nel gennaio del 1978, loro, forse lei non sapeva ancora di essere incinta, Sì, può loro darsi. fanno richiesta per l'adozione di un bambino. Questo bambino arriva nell'agosto del 1978, ha un mese di vita e si chiama Michael. Il 29 ottobre del 1978 nasce Mary Frances, che è la loro sesta figlia. Ok? Esatto, perché appunto tu dici, visto il discorso che ho appena fatto, hanno detto vabbè, dobbiamo smettere di riprodurci perché non ne viene fuori niente di buono, però adottiamo. Esatto. Però nel frattempo comunque fanno anche un'altra figlia, quindi dici Sì. ok. Sì. Poi tra l'altro questo Joe sarà stato anche un ficus Benjamin, ma era un cecchino, cioè nel senso sempre pronto ad andare a letto, un cecchino, one shot, one kill. Vabbè, comunque. Effettivamente sì, anche se magari lei poteva fare, sai, i calcoli del periodo Sì. dell'ovulazione. Sì, quello lì poteva essere il famoso metodo Jeannot Knaus che ha partorito tanti di quei figli che... Lo so, però lo puoi usare in entrambi i No, modi, lo no, puoi usare certo. sia per cercare di evitare le gravidanze sia per cercarle, quindi. Certo. E comunque, appunto, il 29 ottobre nasce Mary Frances. A gennaio del 1979, Mary Beth porta Mary Frances al pronto soccorso, stavolta al St. Clair Hospital, perché ha le convulsioni, è incosciente. I medici ovviamente riescono, cioè ovviamente mica tanto, però riescono comunque a rianimarla e gliela danno da riportare a casa. Tra l'altro, nel frattempo, io non ho trovato quando loro si erano proprio trasferiti in un appartamento di fronte all'ospedale St. Clair. Sì. Che voglio dire, ti sono morti finora 5 figli, mi sembra il minimo che ti trasferisci di fronte all'ospedale, perché era proprio dall'altro lato della strada e questa cosa sarà importante anche Dopo. dopo. Ok? E niente, appunto, lei riporta Mary Frances a casa e il 20 febbraio del 1979 Mary Beth torna in ospedale con Mary Frances che è morta cerebralmente. Sì. Il corpo comunque è ancora vivo, ma è morta cerebralmente. Anche questa morte viene diagnosticata come SIDS. Certo. Lei, vabbè, ovviamente viene ancora interrogata dalla polizia perché ogni morte viene più o meno denunciata, non fanno l'autopsia e lei dice: non c'è davvero niente da dire, l'ho trovata nella sua culla incosciente. Credo che Joe fosse lì, non riesco a ricordare. No? Cioè, che cos'è successo effettivamente a questa bambina? E appunto, Mary Frances muore nel febbraio del 79 e Mary Beth subito dopo rimane incinta. Un'altra Certo, volta. sì. E infatti, il 19 novembre del 1979 nasce Jonathan, il settimo figlio. In questo momento Michael ha 13 mesi, il bambino adottato ha 13 mesi. Eh sì, perché quello adottato che resta vivo è una prova che è chiaramente un problema genetico, però questi continuano a fare figli. Esatto, continuano a fare figli. 4 mesi dopo, nel marzo del 1980, al St. Clair arriva ancora Mary Beth con Jonathan che è privo di sensi. All'ospedale riescono a rianimarlo, ma stavolta lo trattengono. Trattengono Jonathan e lo mandano al Boston Hospital per degli accertamenti, perché è il settimo figlio. Se gli sono morti, ora degli accertamenti per cercare di capire che cosa causa queste morti forse vanno fatti. Jonathan Sì. viene trovato completamente, cioè un bambino completamente sano. Non ha alcun disturbo apparente. Sì. E non c'è alcun motivo
No, proprio nella diagnosi che hanno fatto appunto al Boston Hospital, dicono che non c'è proprio alcun motivo per cui questo bambino a un certo punto abbia smesso di respirare così dal nulla, come dice, come dichiara appunto Mary Beth. Glielo ridanno e il 24 marzo del 1980 Jonathan viene portato al St. Clair, anche lui morto cerebralmente. Un'altra morte attribuita alla SIDS. Mary Beth in questo momento ha 38 anni. Ora, Mary Beth non rimane più incinta per almeno un anno, però il 2 marzo del 1981 arriva con Michael dal pediatra, non all'ospedale, ma dal pediatra. Il bambino è avvolto in una coperta e pare anche lui morto cerebralmente. Lo portano ovviamente di corsa all'ospedale St. Clair, per il bambino non c'è niente da fare, viene dichiarato morto, e anche Michael, il bambino che era stato adottato, non ce la fa. No, non ce la fa. E qua cominciano a nascere un po' troppi sospetti su, ovviamente. Ovviamente, perché appunto, come dicevo prima, la teoria è che quello che è stato adottato sta bene perché non ha questo gene che hanno avuto tutti gli altri, no? Quindi Esatto. quella era l'ancora di salvataggio, avere quel bambino adottato vivo. E Esatto. invece. E invece questo bambino appunto è morto. Ricadono tutti, come diceva Clara, cadono tutti i dubbi sulla sindrome genetica di famiglia, che non si riesce a capire quale sia, perché appunto un bambino adottato non può prendere i geni dei genitori. Ok? Certo. Altro dubbio che hanno, che esprimono le infermiere ai dottori e comunque poi alla polizia, è che scusate, Mary Beth dichiara che il bambino era stato male, no, la mattina presto, e l'aveva portato al pediatra. Ora, il pediatra ha un orario d'apertura Certo. come si dice, dello studio. Sì. Ok? Perché questo bambino che stava male è stato prima portato al pediatra e poi in ospedale, quando Mary Beth aveva l'ospedale proprio di fronte? E Perché ha dovuto. quando tutti gli altri li portava nell'ospedale, tra E l'altro. quando tutti gli altri li portava nell'ospedale? E perché ha aspettato tutte quelle ore? Forse perché l'ultimo bambino che aveva portato all'ospedale, Nathan, era stato trattenuto per degli accertamenti. E quindi ha detto portiamolo, cioè non lo porto direttamente all'ospedale. Michael, lui ha smesso di respirare e gli trovano un principio di polmonite nei polmoni. Gli fanno l'autopsia, però è un principio di polmonite e comunque è una cosa, viene refertata una cosa molto leggera, no? Niente che potrebbe ucciderlo. Eppure Michael è morto. Sì. Nel dicembre del 1984, qua siamo nell'81, 3 anni dopo, Mary Beth rimane nuovamente incinta. Sì, che magari pure lei pensava di non riuscirci più, perché Sì, comunque esatto. poteva aver già iniziato la menopausa potenzialmente, e invece no. E invece perché ha 42 anni adesso, questo momento qua, Sì, quando nell'80. partorisce ne ha 43, mi sembra. Sì, perché Sì, appunto sì, sì, sì. lei partorisce il 22 agosto del 1985, la sua ottava figlia, che è Tammy Lynn. Ok? Appunto lei adesso, sì, è tra 40, cioè lei rimane incinta a 42 anni. Okay? E il 19, lei partorisce il 22 agosto, il 19 dicembre del 1985, lei con la bambina esce con una vicina di casa, vanno a fare shopping, e questa vicina di casa si chiama Cinzia Walter. Credo Cintia, però Sì, va bene. Cintia. Non credo Cinzia in inglese, però va bene lo stesso. È perché io l'ho letta alla latina. Ok. No, ok, Cintia Walter è un'infermiera professionista. Poi dopo lo shopping, cioè perché loro stanno in giro tutto il pomeriggio, tornano a casa e Cintia vuole prendere in braccio Tammy Lynn. Mary Beth gliela lascia per pochissimo tempo perché poi la rivuole subito indietro. No, non vuole. La sera stessa,
quindi la sera, in realtà la notte, a Cynthia arriva una telefonata, è Mary Beth, e dice: per favore vieni qua subito, corri qua. Ovviamente lei è vicina di casa, esce di casa, attraversa il vialetto, quel che è, ed entra a casa di Mary Beth. Trova Tammy Lynn sdraiata sul fasciatoio ed è completamente viola, non respira, e ovviamente viene chiamata l'ambulanza, la portano d'urgenza all'ospedale, però purtroppo Tammy Lynn non ce la fa. È un'altra bambina morta. Certo. Mary Beth dice a Cynthia che lei stava dormendo sul divano, a un certo punto ha sentito la bambina piangere, è andata a vedere e lei era completamente avvolta nella coperta, no? E poi appunto ha smesso di respirare. Quindi questa qui, siamo a 7 bambini morti per cause misteriose, soffocamento, smettono di respirare, eccetera, più una bambina che è la prima, Jennifer, sì, la prima bambina morta, che in realtà sarebbe la terza figlia, che è morta per una malattia. Sì, okay. Morte di meningite. Morte di meningite, più un bambino adottato. Sì. Ok, il giorno dopo Cynthia va a trovare Mary Beth per offrire il suo aiuto, insomma ha appena perso una bambina, avrà bisogno di un po' di supporto psicologico da un'amica, entra in casa e trova Mary Beth e Joe che fanno colazione normalmente al tavolo. E qua... Sì, però se posso dire una cosa adesso, al di là di tutto, però sì, anche quando sei in lutto devi fare colazione. Perché anch'io ho letto tutte ste robe di lei che era sconvolta, che loro facevano tranquillamente colazione. Cioè ci sono altre cose che mi sconvolgono in questa storia in realtà, cioè anche se sei tutto devi fare colazione lo stesso. Però lei è rimasta, allora pare che lei sia rimasta sconvolta dalla tranquillità che regnava nella casa, perché... Capito, ma è la nona morte, ti sei abituato, cioè... va bene, mettiamola così. Però appunto c'è il funerale di Tammy Lynn e dopo il funerale Mary Beth organizza una specie di brunch, un funeral party, in cui tutti i testimoni, compresa appunto la cognata che si chiama Sandy Rowe, dichiarano che Mary Beth non sembrasse particolarmente interessata alla morte di Tammy Lynn. Ok. Poi, vabbè, se volete, seguiamo il concetto di Clara, che uno a un certo punto si abitua. Però un po' sì, no? Dopo tutte queste. Però sembra che appunto Mary Beth sia un po' rinata, no? Sembra contenta, dialoga con tutti e infatti la cognata dice: con me ha parlato anche del Natale, senza mai nominare la morte di Tammy Lynn. Sì, che poi tra l'altro, ecco, i funerali poi con il brunch o con la festa annessa in realtà non sono una cosa così strana negli Stati Uniti, perché ci sono alcuni che ritengono il funerale deve essere una celebrazione della vita di quella persona non ci vuole piangere, dobbiamo essere gioiosi, quindi esiste questa roba, ma sono abbastanza certa che non la facciano per i bambini morti. Cioè la fai quando muore un tuo genitore e tu dici: voglio celebrare tutto quello vita, che mi ha dato. E quindi ha un suo senso, no? Per dei bambini che non puoi celebrare una vita che non è stata vissuta. No, certo. Però come dici tu, forse si era abituata, e comunque con tutti i funerali che aveva organizzato... a un certo punto era per lei un motivo di festa, evidentemente. Ma certo, doveva farne uno un po' più scoppiettante degli altri, sì, no? Esatto. Però appunto dopo il funerale, a casa dei Tinning, a un certo punto si presenta un detective di Schenectady. Sì, di questo paesino che è vicino ad Albany. Di questo paesino, tale Bob Infield. E insieme a lui c'è anche un assistente dei servizi sociali. Non è proprio un assistente sociale, è anche lei comunque legata all'ospedale, comunque al reparto di patologia dell'ospedale. E Mary Beth li fa entrare
e dice al detective: ah, io lo so per cosa siete qua. Adesso voi mi arresterete e mi porterete in prigione. Ok. E i nostri ascoltatori in questo momento si faranno un po' di domande che poi ce le faranno nei commenti. E cioè, perché l'ospedale, i medici non hanno denunciato tutte queste morti di bambini? Perché la polizia non si è attivata prima, non è andata a indagare su appunto questa serie di morti di bambini della stessa famiglia? Perché i vicini non hanno detto niente, gli amici non hanno detto niente? Perché il marito Joe non ha detto niente? No? Esatto. Cioè, non ha trovato niente di strano in queste morti? Allora, il marito in tribunale dichiarerà: c'erano cose che mi rendevano sospettoso. Ma devi fidarti di tua moglie, ha le sue cose da fare e finché le fa non fai domande. Ora, poi sul marito verranno dette altre cose da altri dottori. Esatto. Okay? E in effetti tutte queste domande sono più che lecite, però a ogni domanda c'è una risposta Okay. che arriverà. Allora, appunto, dopo la morte di Tammy Lynn e dopo la visita del detective Infield a casa di Mary Beth, ad Albany, come diceva all'inizio Clara, perché è lì nella contea di Albany, questa città, ad Albany si riunisce un summit delle centrali di polizia, diciamo così, proprio per parlare del caso dei Tinning, perché dopo appunto 9 morti cominciano, cioè i sospetti sono più che sospetti. Sì, ma non sono sospetti, cioè secondo me il punto è che non sanno come inquadrare il caso. Esatto, non sanno dove inquadrare il caso, perché loro hanno dei faldoni di 9 bambini morti nel giro di 14 anni e non ci sono prove per ognuno di loro. E infatti, perché la polizia non ha indagato? Perché la polizia, per indagare, questo lo dice proprio il capo della polizia, poi lì del paese, una volta finita la storia e una volta durante le conferenze stampa, dice: perché se gli ospedali, no, non trovano nessun segno di che ci sia un omicidio, la polizia su che cosa deve indagare? Ok, su un sospetto, però appunto mancano le prove. E infatti le uniche prove che hanno sono più o meno su Tammy Lynn, che poi non sono neanche prove, sono sospetti. L'unica prova che hanno è che questa bambina è arrivata in un ospedale che era viola. Esatto. Okay. E attenzione però, lei, dato che appunto era viola, le morti in culla in realtà non creano questo colorito nei neonati. Quindi questa è quella la prova in più, immagino. Sì, è quella, è l'unica cosa a cui si attaccano. Poi un dottore, adesso me lo sono segnato, comunque uno dei dottori dice che il problema poi è stato perché c'era una mancanza di comunicazione tra il reparto di patologia dell'ospedale e il medico legale, l'ufficio del medico legale. Non sono state fatte le autopsie, quindi lui dice: qua abbiamo sbagliato tutti su questa cosa qui. Perché vicini e parenti non denunciano? E che cosa vuoi denunciare? Esatto, cioè loro potevano solamente avere dei sospetti più che fondati. Esatto. Però non puoi provare niente, cioè d'altronde i bambini muoiono in culla. Esatto, i bambini muoiono in culla. Il fatto vero è che il SID non colpisce così tanti, il SIDS non colpisce così tanti bambini nel mondo. No, certo, però infatti era per quello che i medici, cioè infatti perché non sono state fatte queste autopsie? Il primo, non ti viene da pensare che un bambino possa essere stato ucciso apposta. Esatto. Il secondo in poi ti viene il dubbio di quella cosa genetica. Quindi, cioè, secondo me non c'è neanche stata tanta negligenza da parte dell'ospedale, forse verso la fine. Forse, perché, sì, insomma... dopo un certo numero, forse un po' di superficialità nel derubricare in fretta tali morti, bambini morti, cioè... Sì, però i medici, gli infermieri che hanno intervistato comunque erano tutti sospettosi.
Sì, però appunto se poi non fai le autopsie non viene fuori niente. Poi appunto Infatti. Amici e parenti, per quanto sospettosi, però appunto cos'è che denunci? No, la polizia Certo. comunque lo sapeva già perché la polizia veniva comunque avvisata. E lei diceva è successo questo e quest'altro e cosa le vai a dire? Poi comunque mettiamola anche che è difficile pensare che una madre arrivi ad uccidere 9 bambini. Sì, e poi c'è anche il discorso che non hai la certezza che sia stata lei a fare Infatti. qualcosa. E quindi cosa fai? Ti metti a interrogare una madre che ha appena perso un neonato? No. No. Esatto. E alla fine di questo summit arrivano alla conclusione che forse vale la pena indagare, almeno per la morte dell'ultima bambina di Tammy Lynn. E infatti il 4 febbraio del 1986 Bob Infield e Joseph Vicaras, che è della Polizia di Stato, quindi un organo superiore, prendono la Tinning e la interrogano. E qua cominciano i casini legali. Perché pare, allora qui è quello che dice lei contro quello che dicono loro. Perché lei dice che non le hanno mai letto i suoi diritti. Sapete, no? I classici diritti, il diritto di rimanere in silenzio, qualsiasi cosa può essere usata contro... Quella roba lì, no, lei dice che non le viene letta. Loro dicono che invece è stata lei a rifiutare, i suoi diritti, che loro glieli hanno letti e lei ha detto non mi va bene, non voglio un avvocato, parlo. Cominciano a interrogarla e la interrogano per un macello di ore. No. E lei non dice niente, le dice che alcuni, cioè, dice quello che aveva già detto i tempi alla polizia, poi comunque sono casi di 14 anni prima, quindi si nasconde anche lei dietro il dito del non mi ricordo bene, mi ricordo che è successo più o meno questo, mi ricordo che c'era Joe, che non c'era Joe, eccetera, Joe non c'era mai, quando i bambini poi stavano male. Okay. E lei comunque dice di essere dispiaciuta per ogni bambino che ha perso, giustamente. E sono tutti morti così in modo strano, soffocati con le convulsioni, eccetera, tranne la prima, Jennifer, che era morta per malattia. All'interrogatorio, dopo un po', arriva William Barnes, anche lui un altro agente della Polizia di Stato, che però conosceva Mary Beth da prima. Pare che fossero amici d'infanzia, a un certo punto si sono conosciuti e lui ha un'idea. Lui chiama Joe Tinning al lavoro e lo fa arrivare in centrale. Quando arriva in centrale, ovviamente non subito, però a un certo punto fanno incontrare Mary Beth con Joe e registrano l'incontro. Lei all'inizio non dice niente e Joe le dice: guarda, che se hai qualcosa da dire, devi dire la verità. No, perché ovviamente Joe non ne sapeva niente di quello che era successo. E lei, dopo un 5-10 minuti, si mette a piangere e confessa a Joe sottovoce che effettivamente lei ha soffocato con un cuscino Tamilin. Da questa confessione cominciano a starle addosso. Cominciano a starle addosso. Chiamano una, come si chiama, di quelle che scrivono, una dattilografa per registrare l'interrogatorio e vengono No, fuori. forse una Stenografa, eh sì, stenografa, una stenografa, vabbè, perché comunque, sì. per appunto registrare, cioè nel senso scrivere tutti i passaggi dell'interrogatorio e ne vengono fuori 36 pagine di deposizione. 36 pagine di deposizione in cui lei dice, ammette di aver soffocato Tamilin con un cuscino. Lei dice che Tamilin, cioè che lei stava dormendo, Mary Beth stava dormendo sul divano. A un certo punto Tamilin ha cominciato a piangere. Lei si è alzata e ha provato a farla smettere. Non c'è riuscita, è andata in camera da letto, ha preso il suo cuscino, è tornata indietro, gliel'ha messo sul viso della bambina e l'ha tenuto lì finché la bambina non ha smesso di piangere. Quando ha tolto il cuscino, la bambina aveva smesso di piangere perché era morta. Allora, per far credere a Joe che lei stava dormendo sul divano, rimette il cuscino sul divano. In quel momento lì sveglia Joe dicendogli: guarda che la bambina non respira più. Prova lei, proprio Mary Beth, prova a farle una respirazione bocca a bocca, ben sapendo
o comunque un massaggio cardiovascolare, ben sapendo che la bambina era morta, e a quel punto la sposta sul fasciatoio, chiama la vicina di casa, Cintia, e la fa arrivare a casa, e da lì poi succede questo. E lei in questa confessione dice che effettivamente ha ucciso 3 bambini, Tammy Lynn, Nathan e Timothy. Gli altri, che sono Barbara, Michael, Mary Francis, Jonathan, Jennifer, Joseph Jr., non li ha uccisi lei, sono morti effettivamente per cause naturali o comunque misteriose. E sì, noi non sapremo mai che cosa è successo effettivamente a questi bambini qua, perché comunque la sì. Beh, okay. chissà che cosa è successo. Chissà cosa è successo. E chissà anche perché lei fa questa differenziazione, cioè si autoaccusa di 3, però gli altri no, non sono colpa mia. Esatto. Non lo so, forse ai suoi occhi così diventa più giustificabile, perché poi lei dice: i 3 che ho ucciso, li ho uccisi perché io non ero una brava madre, e io non ero una brava madre perché sono morti per disgrazia dei bambini. Sì. Ok, sì. Ah, non perché stai uccidendo quelli sopravvissuti, no. ok, esatto, esatto. Tra l'altro lei dice appunto di non essere una brava madre perché non riusciva neanche a fargli smettere di piangere, sì. una roba così, sì. Comunque il succo è che lei non è una brava madre. Il 29 maggio del 1986 il dottor Michael Baden e il dottor Thomas Oram, che era dell'Ellis Hospital, no, del Sinclair, sì, no, dell'Ellis Hospital, la polizia li incarica di seguire le autopsie su 3 dei bambini sepolti, ok? Di riesumare i corpi. E qua altri problemi, perché dei 3 bambini che riesumano, uno hanno sbagliato tomba, hanno riesumato un altro cadavere. Mamma mia! Ecco. Cioè, già è terribile riesumare i cadaveri, è ancora peggio riesumare i cadaveri dei bambini, poi pure di quelli sbagliati, perfetto. Esatto, esatto. Perfetto. E gli altri 2 in realtà erano troppo decomposti per poter arrivare a una diagnosi o comunque per poter fare un'autopsia. Certo. Alla fine Mary Beth viene, diciamo, processata solo per l'uccisione di Tammy Lynn. Tra l'altro lei doveva fare in quei giorni lì le udienze preliminari, ma il suo avvocato riesce a rimandarle perché dice che lei è troppo sconvolta dalla riesumazione dei suoi figli. Che sì, cioè posso capirla come giustificazione normalmente, però... Esatto. Cioè adesso questa donna qui non lo so quanto possa essere sconvolta da quella cosa lì. E infatti, perché comunque, come diciamo prima... Alla fine l'unico omicidio di cui riescono ad avere delle prove è quello di Tammy Lynn, e quindi la processano, sì, per quello. Alle udienze, sì, preliminari del dicembre del 1986, quando lei riesce a prendere la parola, perché a un certo punto lei deve fare una dichiarazione, lei ribalta le carte in tavola. Dice che quelle 36 pagine di confessione sono state storte. Perché l'hanno minacciata, le hanno detto: adesso riesumiamo i corpi dei tuoi figli, te li portiamo qua e ti tiriamo addosso, tipo gli strappiamo gli arti e te li portiamo e te li buttiamo addosso. Lei dice una, sì, cosa... Sì, certo, questo è veramente successo, le hanno veramente detto questa cosa, siamo sicurissimi che, esatto, questa sia la verità. Esatto, okay. E lei dice: mi dicevano cosa dire, molte volte la polizia ha rilasciato una dichiarazione e io l'ho semplicemente ripetuta, questi signori raccontavano una storia e io l'ho semplicemente ripetuta, per appunto, perché è stata forzata, perché è stata costretta, è stata minacciata. Beh, allora guarda, non è questo il caso, però succede molto spesso. Esatto, cioè, sì, sì. Probabilmente, forse lei questa storia la basa sull'avvenimento reale della confessione, magari lei non era molto di parole e allora le suggerivano cosa dire, lei lo ripeteva, può darsi, però... Può darsi. Cioè, confessione estorta, quello che vuoi, ma scusa, quando si è presentata la polizia a casa tua gli hai detto: ah, so che siete qui ad arrestarmi perché ho seccato i bambini, quindi, esatto, insomma, anche tu non sei furbissima, non te la stai giocando bene. Non se la sta giocando bene, ma secondo me questa cosa qui gliel'ha fatta giocare il suo avvocato. Perché il suo avvocato, sì,
Questa, sì. Perché il suo avvocato pretendeva che quelle 36 pagine di dichiarazione firmata alla fine da lei non fossero ammesse al processo, perché queste qui sono ancora le udienze preliminari. In realtà il giudice dichiara che quelle 36 pagine di confessione siano ammesse al processo. E il processo si gioca tutto sulle perizie mediche. La difesa dice che, visto che comunque i medici hanno detto che questi bambini sono morti per cause naturali, o comunque per SIDS, lei non è colpevole. Ovviamente gli altri medici dicono sì, ok, però la SIDS colpisce circa 1000 bambini in tutto il mondo. Ora che ne capitino 9 in una famiglia, già che ne capitano 2 è un caso ultraterreno, che ne capitano 9, cioè deve essere la cosa più difficile del mondo. No, è vero, a livello statistico è vero, però in realtà è capitato che 2 bambini fossero della stessa famiglia, perché c'entra qualcosa comunque la genetica, anche se sì, non hanno capito come. Sì, quindi in realtà è possibile, cioè tu stavi giustamente facendo un discorso di probabilità di numeri. Sì, sì. Però pare che ci sia forse un discorso genetico anche nella SID, perché capita a famiglie in cui 2 bambini muoiono così. Però è chiaro che qui stiamo parlando di 9 su 9, quindi... Sì, esatto. O comunque non 9, però almeno 7 su 9 è successo questo, tra cui uno che era stato adottato. Quindi cioè, va bene la genetica. Ma infatti è quello, cioè... allora, la morte di Michael è arrivata più tardi rispetto agli altri, sì, nella sua età e tutto. Sì. Però, cioè, una volta che è morto lui, basta, bisognava mandarli subito i poliziotti. Cioè, quello, esatto, è veramente una prova tanto schiacciante. Esatto. E infatti la difesa punta sulla causa, sulla malattia genetica sconosciuta. E il processo, appunto, avviene nel giugno dell'87. In realtà è anche abbastanza lungo. La giuria è un po' combattuta, perché comunque, allora, Mary Beth si rifiuta di essere interrogata, si rifiuta di rilasciare dichiarazioni durante il processo, che è la cosa che colpisce di più, pare, i giurati, perché i giurati diranno: noi ci aspettavamo che lei dicesse qualcosa, e invece lei non ha detto niente, è rimasta zitta a farsi bombardare dalle varie perizie dei medici. E una cosa che comunque rimane misteriosa è che non si conoscono effettivamente i fatti riguardanti tutti questi bambini. Però, visto che lei ha confessato l'omicidio di Tammy Lynn dicendo l'ho soffocata effettivamente col cuscino, quella lì è una dichiarazione, cioè nel senso, confessione viene presa come buona. Tra l'altro alcuni medici dicono che, facendo l'autopsia sulla bambina, la sua morte era compatibile con un oggetto morbido appoggiato sul viso. Poi, come sono arrivati a questa conclusione, non lo so. Sì, no, non lo so. Forse morbido perché non c'erano segni sul viso. È possibile. Non c'erano ecchimosi, non c'era niente, però il tipo, non lo so. Però hanno visto che era qualcosa che fermava la respirazione, quindi un agente esterno che impediva di respirare, ma... che non ha lasciato tracce, credo che sia per quello. Sì, è possibile per quello, perché comunque se lei li avesse soffocati eccetera avrebbero i segni almeno sul collo. Esatto. Invece questi bambini segni di percosse sul corpo non ne avevano. Però appunto in una di queste dichiarazioni il dottor Oram, che era uno di quelli deputati alle autopsie dei bambini riesumati, dice che il padre, Joe, era molto distaccato. No. Come minimo, direi. Sì, il minimo. Ma non solo da Mary Beth, ma proprio dalla famiglia. Lui dice che... Ma proprio dalla vita, cioè, scusami. Ma proprio dalla vita. Perché lui dice che il padre sembra aver mostrato poca curiosità per le circostanze della morte di tutti questi bambini. Ha difficoltà anche a ricordarne i nomi. Fantastico. La pianta grassa. Comunque, il 17 luglio del 1987, Mary Beth Tinning viene dichiarata colpevole di omicidio di secondo grado. Non che sarebbe l'omicidio volontario, ma non programmato. Premeditato. Esatto, non premeditato.
E tra l'altro nella sentenza la giuria l'apostrofa con una depravata indifferenza per la vita umana. Beh, sì. Esatto. Il 2 ottobre del 1987 Mary Beth Tinning viene condannata a 20 anni da 20 anni all'ergastolo. Sì. Il procuratore distrettuale ne aveva chiesti 25, minimo. No, dai 25 in su. Ora, nello stato, lei è stata fortunata perché nello stato di New York non c'è la pena di morte. E quindi le hanno dato il cosiddetto carcere a vita, il fine pena mai. Minimo 20 sì. anni, oltre i quali poi può chiedere di uscire. Lei... Però essendo non premeditato, non credo che le avrebbero comunque dato la condanna a morte anche in altri stati. Perché possibile. La premeditazione credo che sia elemento fondamentale per la condanna a morte. Però in altri stati gli avrebbero dato ergastolo e basta. Sì, e basta. Invece comunque ha la possibilità di chiedere l'uscita anticipata passati 20 anni. Esatto, e lei comunque dopo questa sentenza fa appello alla Corte Suprema perché tutto il processo è basato sulla sua confessione, su quelle famose 36 pagine che lei ha firmato, la sua confessione. E questo ricorso viene rifiutato nel 1988. Okay. Beh, certo. E lei rimane ovviamente in galera. Fino a che non può chiedere, dall'87 non può chiedere l'uscita sulla parola. Il sì. primo termine era il 2007, lei chiede l'uscita sulla parola, viene bocciata. Nel 2009 fa una seconda udienza, bocciata anche quella. Nel sì. 2011 un'altra udienza, bocciata. 2013 bocciata, 2015 bocciata, 2018 accolta. Beth... perché lei sarà fissata con le date dispari, con gli anni dispari, e invece doveva andare con l'anno pari, sì. quando finalmente non l'ha fatta esattamente 2 anni dopo, perché ogni 2 anni la puoi richiedere, sì. quando per qualche motivo, forse burocratico, sì. non gliel'hanno data 2 anni dopo, ma 3 anni dopo, ce l'ha fatta nel 2018. Ce l'ha fatta, e lei il 21 agosto del 2018 viene liberata, in realtà è libertà molto vigilata. Mi pare che lei debba a volte tornare a dormire in carcere, una cosa del genere, quindi comunque, e poi comunque deve affrontare un lungo periodo di riabilitazione presso una struttura per il controllo della rabbia e contro la violenza in famiglia e queste cose qui. E poi deve anche ritornare alla vita, perché comunque cioè, tra gli anni 80 e il 2018... Il mondo è leggermente cambiato. Un pizzico. Deve essere uno shock pazzesco se ci pensi. Sì. Però fuori dal carcere c'aveva l'amore della sua vita che la stava aspettando. E infatti torna con Joe Tinning. Con Joe Tinning che lui in sì. tutti questi anni si è sempre detto non d'accordo con la sentenza. Punto. Ma questa cosa che lui se l'ha ripresa a casa... Mi lascia veramente... E poi si saranno fatti... Perché poi nello stato di New York credo che abbiano fatto dei lockdown. Quindi si è fatta anche il lockdown insieme. Perché sono sì. ancora entrambi vivi da quello che ho letto. Sì, 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 sì. E sono a meno ancora... che uno è morto e non c'è stato... Cioè, perché se muore lei vengono fuori le notizie sì, sicuramente. Sì, sì, magari... Sì, se muore lui non se ne accorge nessuno. Quello discorso. Sì. Che cioè l'assurdità di riprendersela però è che adesso cioè io capisco che l'hanno fatto uscire perché al di là di tutto, al di là del voler vendetta, tutte queste robe qui, però per un discorso di sicurezza sociale, se questa ammazzava i suoi figli a 76 anni, i figli non ne può avere più. No. E sicuramente non gliene danno altri in adozione in ogni caso, quindi sotto quell'aspetto si è al sicuro, purché non apra un asilo nido, direi che sì. direi che siamo salvi finché non ha quella idea. Quello e lì. Quindi, cioè, tra virgolette, ci sta a farlo uscire. Tra l'altro, comunque, l'hanno tenuta dentro ben più il minimo che dovevano sì, tenerla. Sì. Quindi ci sta. Però, appunto, se resta un'unica persona in pericolo, è proprio Joe. È proprio Joe. Joe cioè, che... L'unico che lei potrebbe far fuori, lui l'ha riabbracciata, l'ha riaccolta a braccia aperte. Sì, ma allora, io... ma...
Se la mia ragazza provasse a uccidermi con dei barbiturici per bambini epilettici, ma, cioè, perché comunque lui era andato in overdose da questi barbiturici, cioè lui è arrivato in ospedale che era più di là che di qua, no? Io non so se ci tornerà insieme, nel senso, cioè al di là di Già tutto, solo per quello, senza contare i già. 9 figli ammazzati. Sì, già so, sì, metti che non me ne frega niente dei bambini, però già solo per quello almeno ci penserei 2 volte, direi, no, vabbè, aspetta, prima ti denuncio, poi. Invece lui non l'ha neanche denunciata e l'ha ripresa. Ma secondo me loro hanno uno strano rapporto abusivo, cioè abusivo in un modo diverso dagli altri, perché onestamente non ce la vedo Mary Beth che sia abusiva fisicamente così. No. Però evidentemente lui, non lo so, forse avevano quel rapporto che lei era anche un po' la mamma, che nel caso di Mary Beth essere un po' la tua Sì, mamma è non è l'idea. pericoloso, è pericoloso. Però c'è quel tipo di rapporto lì che lui alla fine va a lavorare, torna a casa ma non sa gestire un cazzo della sua vita e quindi c'era lei Esatto. che faceva tutto e da qui la sua famosa frase che hai detto prima, cioè le donne finché fanno quello che devono fare non bisogna farle domande. Esatto. Allora, Cioè. secondo me, allora, lei non è stata diagnosticata, però è probabile che lei abbia la Munchausen per procura, di cui abbiamo già Sì. parlato nella puntata di Gypsy Rose. Spieghiamo per quelli nuovi, la Munchausen per procura è una sindrome, tra l'altro non si chiama più Munchausen per procura, si chiama in un altro modo. È una sindrome per cui in genere le madri, in genere con un passato infermieristico, come ci aveva Mary Beth e come ci aveva anche Didi, Sì. tengono i figli ammalati o gli causano malattie per un tempo lunghissimo, perché è il modo che hanno loro per farsi, diciamo, considerare dai medici, perché i medici sono visti come un'elite, quindi persone di elite che ti stanno dietro. Sì, e poi anche per attirare l'attenzione della Attirare, famiglia, degli amici, della comunità, gente sì, come Didi Blanchard, che era esatto. un'esperta di queste cose, addirittura ci guadagnava tanti soldi da questa cosa. Esatto, e ci guadagnava tanti soldi. Ora, secondo. Ok, e questa qui è la Munchausen per procura. In realtà la Munchausen può riguardare anche il singolo individuo che si ammala proprio per essere considerato dai medici. Ok, e Sì, arriva cioè la anche. Munchausen sono quelli che appunto o fingono Sì, malattie o esagerano malattie che hanno per attirare appunto esatto. l'attenzione. Sì, Infatti quella per procura è quando lo fai con esatto. qualcuno di cui tu sei responsabile. Esatto, o con qualcuno di cui tu sei responsabile, ma quelli che appunto soffrono di Munchausen non per procura arrivano anche a farsi operazioni dolorose per supportare la loro, tra virgolette, menzogna, perché alla fine sono tutte menzogne. Sì. Ok? E si chiama appunto, si chiamava appunto sindrome di Munchausen proprio per il barone di Munchausen, che era un gran cazzaro, cioè raccontava un sacco di storie assurde. Ok? E lei non è stata diagnosticata con questa sindrome, anche se è molto probabile che l'abbia, no? Sì, anche se appunto sarebbe comunque una versione un po' particolare della sindrome, perché Sì. appunto chi ha la Munchausen by proxy cerca di comunque tenere il bambino malato per più tempo possibile per i vantaggi che abbiamo già esposto. Sì. Invece in questo caso sembra che lei voglia l'attenzione non per la malattia del bambino, ma proprio per la morte. Cioè lei vuole Esatto. quell'attenzione lì che si dà alla madre in lutto. Esatto, ma anche alla madre, perché lei comunque i primi mesi i bambini li teneva. Cioè non è che nascevano e li uccideva, no? Cioè li No, ma teneva, li secondo me portava lei in giro. inizialmente. Sì, ma inizialmente lei non aveva intenzione di iniziare a fare figli ed ammazzarli. Cioè chiaramente non è partito lì, a un certo No. punto gli sono saltate le rotelle, adesso penso che Sì. ne parleremo meglio, Sì. però insomma appunto la prima figlia è arrivata a 5 anni, il secondo figlio a 2, sembrava andare tutto bene, quello che ha fatto scattare questa molla è stata comunque la morte di Jennifer, quella che è morta di meningite in ospedale. E forse anche la morte del padre, perché Sì.
lei soprattutto. Soprattutto lei, allora, probabilmente ha notato che con la morte del padre lei in lutto attirava più attenzioni del solito. Sì. Jennifer è morta, è vero, di meningite, però pare che lei si sia indotta il parto da sola con una gruccia, perché pretendeva che Jennifer nascesse il 25 dicembre, perché così suo padre sarebbe stato contento. E infatti, vi ricordate, all'inizio abbiamo detto che lei, ho detto che lei è arrivata in ospedale d'urgenza. Mm-mm, e la bambina il 26. Sì, e la bambina è nata il 26. Esatto. È proprio per quel motivo lì. Poi appunto la bambina è morta e lì ha assaporato ancora l'attenzione durante i funerali, durante il periodo del lutto. E da lì probabilmente è sbroccata e ha cominciato a dire: io voglio quelle attenzioni lì. È sbroccata, sì. E poi tra l'altro sai che cosa? Quando tu dicevi comunque uno è nato a Pasqua, uno è nato al giorno del ringraziamento, questa lo faceva apposta, cioè si faceva in modo di indurre il parto in qualche modo. Forse la prima volta ha fatto... cioè veramente la gruccia, che lo sanno tutti, è il vecchio metodo per abortire, quindi sì, funziona anche per indurre il parto, ma stai attento perché fai danni, come lei ha fatto, perché la meningite probabilmente, come stavi per dire, è appunto entrata tramite questa gruccia. Poi non sono esperta di queste cose, però è successo così. Esatto. Magari con gli altri figli ha trovato metodi migliori per indurre il parto. Esatto. Ad esempio, consigliano di fare sesso per indurre il parto, che è meglio che infilarsi una gruccia. Possibile, no? Anche perché Timothy, che è nato appunto il giorno del ringraziamento, è nato particolarmente piccolo. Ora, durante il video io ho detto le date più o meno in cui lei è rimasta incinta, ma sono date che ho evinto io rispetto alle date di nascita dei bambini. Quindi è possibile che non siano corrispondenti alla realtà, perché non ho trovato le date di concepimento, solo le date di nascita. Sì, beh, e quindi, giustamente, è difficile trovare le date di concepimento. Sì, però sì, quindi questo bambino nato nel giorno del ringraziamento, dopo quello che è successo con quella prima, ci fa pensare che forse abbia trovato altri modi per velocizzare il parto. Perché appunto ho appena detto del sesso, però quello funziona solo per velocizzarlo di qualche giorno, non di settimane. Infatti. E lui tra l'altro era nato particolarmente piccolo, 2 kg e 27 grammi. Esatto. Quindi forse un po' poco, forse un settimino possibile. Considerando che lei faceva anche l'infermiera all'ospedale, è possibile che riuscisse a procurarsi anche il farmaco, quello per indurre il travaglio alle donne magari che stanno andando troppo oltre la data di scadenza, e magari usava anche quello. Sì, non lo sappiamo. Probabile. Dopo il tentativo art attack andato male della prima volta, ha cercato dei metodi un po' più... Sì, queste comunque sono nostre deduzioni, Noi sappiamo solamente che lei ha cercato di indurre il parto di Jennifer con la gruccia, le altre cose le abbiamo dette noi in base a queste date, e poi lei, secondo lei lo spirito del padre voleva che i figli nascessero durante le festività, ok? Evidentemente sì, ma andando un attimo sul rapporto tra lei e il marito, allora, lei ha vissuto questa vita, tra virgolette, mediocre. No. Mm-hmm. Lei desiderava essere considerata, pensiamo, cioè è una mia deduzione, no? Dal padre, perché lei diceva: io voglio una persona che si prenda cura di me, che mi dia tanti figli. Cercava probabilmente un padre, no? Anche perché comunque la sua infanzia è stata sballottata da parenti, non in famiglia, cosa che ritorna anche in tante altre storie che abbiamo raccontato. E lei, avendo sviluppato questa, diciamo, personalità narcisistica del stare al centro dell'attenzione, perché comunque anche Chiara Munchausen per procura vuole stare al centro dell'attenzione, ha trovato un uomo perfetto che fosse dipendente. Uno di quelli che non fa domande, dove lo metti sta, se gli dici siediti lui si siede, se gli dici salta lui ti chiede quanto in alto. E quindi non fa domande, abbiamo fatto un figlio, è morto, cosa ci posso fare?
Si ricorda neanche i nomi. Non si ricorda neanche i nomi. Tra l'altro, ho letto una cosa che lui era, oltre a non essere incline alla rabbia, ad essere una persona ordinata e ordinaria, era anche una persona che viveva nel qui e nell'ora. Quindi Sì. uno che non si preoccupava né del futuro né di quello che era successo. L'ho trovato da una parte. No, ci credo, però secondo me neanche nel presente c'è questo, cioè lui non vive Neanche. da nessuna parte. Sì, è uno di quelli che rifugia qualsiasi cosa. Se c'è un problema, non chiedete a me, che io i problemi li schivo. Secondo me è un personaggio ancora più assurdo di sua moglie, Sì, perché non riesco veramente a spiegarmelo. Poi è vero che di lui non sappiamo proprio niente, quindi chi lo sa, magari c'è molto altro dietro. Sì, c'è chi ipotizza che magari fosse anche un complice in qualche modo, però è stato escluso tutto comunque dalle Sì. indagini, dicono che lui non c'entra. Però, Allora, caspita, a complice, sto complice punto no, però sarebbe ma... meglio essere complice che non accorgersi, perché vuol Sì. dire che sei proprio scemo, cioè. Sì, cioè nel senso, perché io capisco, magari, vabbè, ti muore un figlio, non dovrebbe succedere, ma succede, nel senso, nella disgrazia, cioè Certo. anche come disgrazia, intendo, non come omicidio, però cominciano a morirtene due o tre. Se sei un padre che hai un minimo, ma un minimo di istinto paterno, cioè a un certo punto dici: no, aspetta, fermiamoci un attimo, ci deve essere qualcosa che non va, vado a farmi degli esami, no? Esatto. Però vedi, secondo me il discorso è che con la maggioranza di questi bambini, in realtà non con tutti, non ha avuto il tempo di legare, perché i pa cioè, sai, si dice che Sì. una donna diventa madre nel momento in cui resta incinta, o meglio, nel momento in cui decide di tenere il bambino di cui è incinta, perché è un po' diverso. Però da quel momento in poi, perché comunque fai tutta una preparazione psicologica mentre sei Certo. incinta, che il padre non riesce a fare per ovvie ragioni, e quindi inizia a diventare padre nel momento in cui incontri il neonato in poi. Tenendo anche conto che forse, in base a quello che ha detto Cynthia, forse Mary Beth li teneva, non li lasciava tanto ad altre persone, ai bambini, e tenendo conto anche degli anni che erano, magari lui, magari era il classico padre che inizia ad avere a che fare con i bambini quando i bambini iniziano a parlare, cioè Ah, è non prima. possibile, E possibile. quindi è forse anche per questo che non si ricorda i nomi, perché non ha proprio creato nessun tipo di legame con quelli successivi. Gli unici che, secondo me, un legame doveva avercelo per forza erano Barbara, Joseph Junior, che ha pure il tuo stesso nome, e in realtà anche Michael, perché Michael ce l'hanno avuto per molto più tempo degli Sì, altri. due anni e mezzo, più o meno. Ce l'hanno avuto più di Joey, ad Sì, esempio. sì. E Possibile. quindi, cioè, boh, non lo so, quindi se, io immagino che i nomi di questi tre se li ricordasse, che era degli Sì, altri che se li ha sì. dimenticati. Ma tra l'altro, questa storia qua era così famosa, tra virgolette, nel vicinato, comunque tra amici, che quando lei rimaneva incinta c'era la battuta: chissà questo quanto dura. Solo Sì. che loro pensavano fosse una battuta, poi in realtà, cioè, nel senso, dopo un po' è diventata una triste realtà. Sì, boh, non so, fino a che, più una battuta cinica, ma sapendo che c'è qualcosa che non va, Beh, se non certo. volontariamente, però ti ripeto, l'ho già detto mille volte, Sì, però sì. quella roba a livello genetico è normale che la pensi obiettivamente. Però Esatto. ti continui a chiedere perché questi continuano a riprodursi se sanno che c'è questo rischio. Infatti. E niente, questa era la storia, secondo me, più assurda e forse non l'ho raccontata bene io, però a me emotivamente un minimo mi ha toccato. Ma lo vedo Marco, ti ha toccato Sì. tanto, ti ha toccato tanto. Non lo so, a me quando hai detto che era la peggiore di tutte, io forse perché ho questa visione anch'io da padre a sto punto, che cioè ti affezioni più ai bambini più grandi. Cioè mi sembrava più, non lo so, una Diane Downs mi sembrava più grave, però vabbè, non è che puoi metterti lì a fare le classifiche, No, no? Cioè noi le esatto. facciamo sulla nostra pagina Instagram, ma perché crime and comedy e scherziamo sulle cose su cui Sì. non bisogna scherzare. Però, boh, cioè, secondo me questa era una crazy bitch. Sì. Non voglio dirlo in inglese così, ma perché non lo so dire in italiano. Però, cioè, questa è
pazza. Aveva delle rotelle, secondo me, che stavano insieme per miracolo. Quando è morto il padre, sono saltate completamente. E poi Sì. sì, anche secondo me anche quando è morta la prima bambina, perché lei la voleva far nascere prima, non la voleva ammazzare, quindi forse c'è Esatto. anche un senso di colpa, non lo so, tutto insieme, però poi l'hanno consolata al funerale perché si è sentito al centro dell'attenzione, probabilmente molto di più che al funerale dal padre, Sì. quando c'è stato il funerale della bambina. E Ma quindi boh, gli è probabilmente scattato anche qualcosa che... ma probabilmente era anche molto considerato. Nel senso, molto considerata dai medici, dagli infermieri, nel periodo in cui la Jennifer è nata, perché non è morta subito, è morta dopo una Sì. settimana e qualcosa. In quel periodo lì tutti la cagavano, la consolavano, le stavano dietro, le chiedevano, e forse quello lì è quello che le ha mandato fuori il cervello. No, non lo so. No, Una non lo specie so di, forse ha rilasciato neanch'io. così tanta dopamina che è diventata autodipendente dalle droghe del cervello, Ma no? sì, guarda, può darsi, perché da un lato c'è anche il fatto che forse lei li soffocava quando non riusciva a farli smettere di piangere. Anche quello è Quindi vero. forse in realtà noi ci stiamo concentrando tanto sulle attenzioni che ottieni dalla morte del bambino, ma in realtà forse non era così. Oppure, se è così, se lei cercava le attenzioni, è molto comparabile ai serial killer classici, Ma perché loro hanno il infatti, periodo refrattario e poi devono sì. per forza rifarlo. E quindi lei dopo un po' aveva bisogno dell'attenzione che si ha solamente quando ti capita una tragedia del genere. Ma infatti lei è considerata una serial killer Beh, di certo. bambini, che poi ovviamente sono i suoi figli. Sì, anche se per essere serial killer secondo l'FBI le vittime non si devono conoscere tra di loro. E i figli non Dici, avevano non hanno tempo di. fatto in tempo. Non facevano in tempo a conoscersi, cioè non è che ne ha avuti, vabbè, all'inizio ne ha avuti due insieme, ma poi vabbè c'era stato Michael, ma anche Michael ha fatto, cioè tra l'altro in un'età abbastanza Sì, che giovane tra da. l'altro Michael ha conosciuto due fratellini, ha fatto in tempo prima Sì. di lasciarci anche lui. Sì. E vabbè. E questa era la tragica storia di Mary Beth Tinning. Speriamo che vi sia piaciuta. Purtroppo le informazioni non sono tantissime, quindi mi sarebbe piaciuto conoscere molto di più la sua infanzia e vedere effettivamente che cosa ha subito nell'infanzia. Sì. E niente, quindi cosa ci resta da fare? Da ringraziare i nostri Patreon, sia i serial follower che gli Ibristofoli. Trovate sempre l'elenco completo durante la sigla finale. Nella versione video. Nella versione No, perché video. noi quando registriamo il podcast ci vediamo fisicamente, no? Esatto. Perché ci facciamo una chiamata Skype, perché sennò è un po' strano, sembra di parlare al telefono, no? Esatto. E quindi Marco pensa sempre che stiamo facendo dei video, mentre in No, realtà il no. video è veramente No, no, no. il mezzo con cui raggiungiamo meno persone in assoluto. Dovremmo No. Adesso, dalla prossima volta mi metto giù sexy. Anch'io, anch'io, Anche tu, anch'io. metti, Marco, c'è tanti fan che Sì, vogliono sì, sì, sì. vederti con la tuta e il lattice, dicono. Sì, oppure mi metto molto scollacciato. Adesso vediamo. Comunque, continuate a seguirci sui nostri vari social, ovviamente. Instagram crimeandcomedy.podcast, poi su Telegram crimeandcomedy group, se volete chattare con altri folli come noi, come voi. E E sono più di 400, io ve lo dico. siamo arrivati a più di 400. No, e tra l'altro, poi, cioè, è un gruppo che a malincuore ogni tanto devo silenziare perché sono in troppi. Non mi era mai successa una roba del genere. Di solito silenzio i gruppi con la gioia di silenziarli. Invece questo Esatto. vorrei seguirlo, ma a volte, tipo adesso che stiamo girando, Sì. ho dovuto silenziarlo, scusate. Quindi a volte ci perdiamo dei pezzi, però io e Marco lo Sì. controlliamo tutti i giorni. Sì, lo controlliamo tutti i giorni, quelle ore in cui anch'io, vabbè, magari lavoro e devo silenziare il gruppo perché devo essere concentrato, poi entro nel gruppo e vedo 370 messaggi non letti, 47 citazioni, cuoricini, cose. E niente, quindi poi 4 ore vanno via a controllare il gruppo. Comunque, poi c'è il sito crimeandcomedy.it e basta, niente, seguiteci sulle varie piattaforme,
su Spotify, e poi se volete metteteci anche le 5 stelline, su Apple Podcast, esatto, metteteci le 5 stelline, poi se non pensate che ne meritiamo di meno, venite su Instagram e scriveteci, guardate, io ve ne ho messe 5, però dovete darmi il resto di una, perché secondo me... questa cosa sì, qui non va bene. Sì, quello va bene, però metteteci 5 stelle, esatto, perché mettercene 4, che è una buona valutazione, però sì, in realtà ci abbassa solo la media, quindi esatto, non fatelo per favore. E poi ragazzi, condivideteci, se volete aiutare Crema in Comedy, noi nei mesi scorsi vi abbiamo fatto una testa così con Patreon, Patreon chiaramente ancora attivo, ancora una possibilità, trovate il link sul sito comunque, sì, ma non è l'unico modo per supportarci, anzi se ci condividete... magari se siete in qualche gruppo social di appassionati di true crime o cose di questo tipo, oppure se avete semplicemente amici a cui piace il true crime, mandategli il link, che questa è la cosa che in assoluto ci aiuta di più, fateci crescere perché così vi portiamo più puntate. Esatto, così riusciamo a portarvi più puntate. E per questa settimana abbiamo finito. Direi di sì. Vi ringraziamo con tutto il cuore a chiunque, non solo ai Patreon, però vi ringraziamo per il supporto che ci state dando e ci vediamo settimana prossima, o ci sentiamo settimana prossima. Esatto. Ciao. Ciao.